Dunque, continuiamo vedendo un po' anche un brevissimo excursus sulle fasi commerciali. Siamo nel 1729 e la prima maison ufficiale di Champagne fondata fu quella di Nicolas Ruinart. Ruinart, famosissimo champagne ancora oggi che fa parte della cantina Mochandon, in realtà seppur con altro marchio, ma è della solita proprietà, ahimè ormai. Anche in Champagne sono sempre meno le famiglie che mantengono la tradizione, ma ormai sono delle vere e proprie multinazionali che fanno parte poi di tanti altri brand del lusso. Ad esempio, Mochandon fa parte del brand Louis Vuitton e quant'altro, adesso non so come si chiamino di preciso, ma insomma è quella roba lì. Esistono ancora delle cantine completamente gestite dalle solite famiglie. Taittinger, ad esempio, è una cantina famosissima, che ancora oggi è gestita dalle solite famiglie che veramente sono 8-9 generazioni, quindi è una roba straordinaria, insomma, anche dal punto di vista storico, sociale, culturale. Comunque, siamo nel 1729, la prima maison è fondata da Ruinart Nicolas. Nel 1848, Perrier Jouët propone il primo champagne secco. Sì, avete sentito bene, originariamente gli champagne erano dolci. Arriviamo quindi a metà del XIX secolo per avere il primo champagne secco, proposto da Perrier Jouët, grande cantina di champagne tuttora esistente. Una delle più importanti bottiglie di champagne al mondo è la Belle Époque di Perrier Jouët, bottiglia straordinariamente bella, tutta disegnata con dei fiori, una cosa stupenda, va bene. Nel 1878 invece Pommery, altra grande cantina, sviluppa per gli inglesi, perché gli inglesi sono stati uno dei primi mercati di esportazione per i francesi, uno dei mercati più importanti, il primo Natur millesimato, assecondando la tendenza appunto del mercato inglese. Più tardi vedremo cosa vuol dire Natur e cosa vuol dire millesimato. È da questo momento in poi che gli champagne, da esclusivamente dolci, diverranno prevalentemente secchi, così come è oggi. Seppur anche oggi esistono ancora degli champagne tendenzialmente dolci, dopo vedremo da cosa dipende questo. Ma entrando un po' nello specifico del metodo classico della spumantizzazione, vediamo quali sono le fasi che ci importano di più. Ascoltatemi mentre guardate la pagina 12 delle dispense. Dunque, il metodo classico è caratterizzato da una lenta rifermentazione in bottiglia, seguita da una prolungata maturazione dello spumante a contatto con i lieviti. Esistono champagne che invecchiano 20 anni, siamo a esagerazioni, cioè i lieviti agiscono in bottiglia per un breve periodo di tempo, può essere più o meno lungo, ma poi la bottiglia comunque rimane per un sacco di tempo. Capite anche dal punto di vista economico cosa vuol dire per una cantina produrre oggi e vendere fra 20 anni. Adesso sono esagerazioni, quelle dei 20 anni diventano anche strumenti di marketing, di pubblicità e quant'altro. Però credetemi che i 3, 4, 5 anni sono all'ordine del giorno. Banalmente un Ferrari che trovate in commercio in un supermercato a 9 euro, 10 euro, comunque fa una trentina di mesi di invecchiamento sui lieviti. Quindi insomma, ecco, c'è comunque un tot di invecchiamento che deve essere rispettato, insomma. Invecchiamento, non è corretto dire invecchiamento, affinamento, ecco, diciamo così, affinamento sui lieviti. Come si parte? Si parte dal vino base, si cerca il vino base, più tardi vedremo anche i vigneti, i vitigni, quali sono quelli utilizzati maggiormente. A questo vino base si aggiunge quello che i francesi chiamano il liqueur de tirage, cioè il liquore di tiraggio. Che cos'è il liquore di tiraggio? È una miscela essenzialmente costituita da zuccheri e da lieviti. Vengono messi dove? Dentro la bottiglia. La bottiglia con cosa viene tappata? Con un tappo a corona. Cos'è un tappo a corona? Quello che banalmente avete nelle bottiglie di Coca-Cola, ok? Quelle di metallo. La bottiglia, attenzione, è già quella che andrà in commercio, è già quella definitiva, quindi la bottiglia non sarà più cambiata, è già quella. Il tappo poi verrà cambiato, lo vedremo. Quindi si mette questo liquore di tiraggio, i lieviti cominciano a fare la loro funzione, cioè cominciano a vivere, a riprodursi. E cosa fanno? Si nutrono degli zuccheri. Nutrendosi degli zuccheri, emettono come scarto CO2, che
che però non esce dalla bottiglia, perché c'è il tappacorona che la trattiene. Si ha la cosiddetta presa di spuma o rifermentazione. Dopodiché, questo vino rifermentato, con la CO2 che si sta formando, matura su che cosa? Sulle fece dei lieviti. Cosa sono le fece dei lieviti? Sono gli scarti. Gli scarti dei lieviti sono i lieviti stessi che pian piano muoiono, perché hanno finito la loro funzione, perché gli zuccheri disponibili iniziano a diminuire. Ovviamente qui, in base a quanto la cantina, la maison, vuole tenere un vino in giacenza e quindi in affinamento, metterà più o meno zuccheri, più o meno lieviti. Qui dipende dall'enologo, dal cantiniere, dalla scelta anche commerciale che fa la cantina. È importante anche questo. A questo punto le bottiglie sono tutte tenute in orizzontale. Se io tengo una bottiglia in orizzontale e il lievito mi muore e mi cade per gravità, mi si va a deporre sul fondo della bottiglia. Allora cosa faccio io? Cosa hanno inventato i francesi al tempo? Oggi esistono delle macchine automatizzate per far questo, ma qualche cantina, anche importante italiana, continua a fare tutto a mano. Si utilizzano le pupitre. Vedete che nelle dispense io vi ho messo un triangolo. Sono dei cavalletti di legno all'interno del quale viene messa la bottiglia per il collo della bottiglia, e questa bottiglia viene man mano girata, cioè roteata, proprio in questo verso, no? Così, cioè viene proprio fatta girare la bottiglia così, leggermente, di un ottavo alla volta, e poi viene pian piano inclinata. Facendo questi movimenti io sposto i lieviti dal fondo della bottiglia e, dandogli un'inclinazione molto dolce, molto delicata, piano 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 piano, questi lieviti vanno a depositarsi dove? Sul tappacorona, perché alla fine di questa pratica, che si chiama remouage, rimescolamento, diciamo così, la bottiglia sarà perfettamente verticale con il tappo in giù. Quindi tutti gli scarti dei lieviti saranno caduti sul tappo. Dopo questa fase c'è la sboccatura. In cosa consiste la sboccatura? E dopo ne parleremo, vedremo le varie differenze tra un tipo di sboccatura ed un altro, anche se ormai si fa solo alla glacé, poi vedremo cosa vuol dire. La sboccatura consiste nel togliere il tappo a corona. La grande forza pressoria all'interno della bottiglia butta fuori un po' di vino, e nel vino proprio a contatto con il tappo ci sono i lieviti che quindi se ne vanno. Vedremo come questa cosa verrà fatta automaticamente ormai con i processi meccanici che abbiamo oggi. A questo punto però non è finito lo champagne, il metodo classico che sia, perché va aggiunto quello che si chiama liqueur de spedition. D'altra parte un po' di prodotto è uscito da questa sboccatura, da questo stappo. Lo andiamo a reinserire con il liqueur de spedition. Che cos'è il liqueur de spedition, che viene anche chiamato dosaggio in italiano? Andiamo a reinserire, e qui guardate che ogni cantina ha un po' la sua ricetta, o del vino vecchio, invecchiato, qualche goccia del vino base. In champagne molti usano qualche goccia di cognac, in Italia usiamo qualche goccia di brandy, non lo sapevate? Adesso lo sapete. Poche gocce. Ma di certo all'interno di questa liqueur c'è dello zucchero. La percentuale, la percentuale di zuccheri contenuti nella liqueur danno allo champagne la denominazione nature extra brut brut, per arrivare fino a dolce, che dopo, nella prossima fase di queste mie lezioni con voi, capirete e vedrete. Dopodiché, fatto questo rabocco un po' speciale, c'è la tappatura finale e la bottiglia è pronta per andare sul mercato. Generalmente si tiene ancora qualche mese ferma e poi si manda sul mercato. Continueremo a breve le nostre lezioni.